un'operazione importante, l'allerta c'è e l'operazione di controllo del territorio sta avendo grandi risultati. La gente comunque è molto preoccupata perché sembra che il fenomeno, nonostante il vostro lavoro, continua a dilagare. Questa mattina i carabinieri del comando compagnia di Misilmeri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 soggetti, tutti pregiudicati di Misilmeri, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish. L'attività di indagine nasce nel marzo del 2019 e si conclude nell'agosto del 2019. In pochissimi mesi siamo riusciti a documentare centinaia di episodi di spaccio che avvenivano nelle vie del centro di Misilmeri, talvolta anche dinanzi ad alcuni locali pubblici. Il reperimento della sostanza stupefacente avveniva in maniera molto agevole, perché i tossicodipendenti, alla vista dei numerosi spacciatori messi agli angoli delle strade, si avvicinavano e acquistavano molto facilmente la sostanza stupefacente. Non solo vi è stata attività di indagine da parte dei carabinieri, con attività di pedinamento e controllo del territorio, quindi riuscendo a documentare i singoli episodi di spaccio, ma importantissima è stata anche la collaborazione da parte di alcuni familiari di alcuni tossicodipendenti che ormai, stanchi di questa situazione, sono venuti qui da noi a chiedere aiuto. E noi abbiamo risposto attivandoci immediatamente e cercando di contrastare questo fenomeno, insomma, che ci avevano segnalato. Quindi oggi sicuramente, così come la precedente operazione, l'operazione Pablito, già conclusa da parte di questo comando, è un ulteriore passo avanti. Non abbiamo la presunzione di pensare che abbiamo sconfitto il fenomeno su questo territorio, però sicuramente abbiamo fatto un passo avanti, perché avere delle persone che collaborano con noi e ci danno delle indicazioni per noi è sicuramente molto importante. E stamattina è stato qui presente anche il generale Antonio Guarino ad ringraziare e abbracciare i suoi uomini per quello che stanno facendo, non solo oggi ma da tempo, a Misilmeri. Questo è un segnale importante. L'invito che facciamo a coloro i quali stanno vivendo momenti difficili a livello familiare di venire qui dai carabinieri, perché solo così si può risolvere una piaga che in questo momento possiamo dire che è una delle emergenze più gravi di Misilmeri.